Stagione che si avvia al termine anche in Francia. Tra gli appuntamenti più attesi c'è questa finale della Coupe Nationale di fronte alle due squadre che più di tutte hanno dimostrato di meritarsi il posto qui con me, come sempre, Lele Adani. Sfida ricca di contenuti. Pier, siamo all'ultimo atto della Coupe Nationale di scena oggi in uno stadio ma davvero colmo di passione. Senti come cresce la spinta dei tifosi per trascinare la propria squadra alla conquista di un trofeo che da queste parti si sa è molto ambito. Secondo me entrambe meriterebbero di vincerlo per quanto ho fatto vedere durante la stagione, però ovviamente solo una potrà portarsi a casa la Coppa al termine di questi 90 minuti. Questo è lo schieramento iniziale scelto dal tecnico per il match di oggi. Scelti fra i pali Camara insieme ad Arthur come centrocampista centrale e Diogo Jota, unica punta a comporre il reparto d'attacco. Diamo un'occhiata alle scelte iniziali del tecnico per questa sfida. Partono con il 4-3-3 con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano la loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Riflettori puntati sulla finale della Coupe Nationale, gara preceduta alla vigilia dal fair play dei due allenatori che si sono scambiati complimenti sinceri. Un modo forse anche per allentare l'enorme pressione di questo match. Belle parole quelle di due allenatori, sì. È un appuntamento al quale entrambe le squadre si sono presentate in gran forma. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande finale. Noi siamo pronti. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Pacchetta, Ferri, Eliamic, Ferri, legge bene la traiettoria e riparte. Riflettori puntati su Dybala, vedremo cosa saprà dare l'argentino. E di diritto tra gli osservati speciali del match. Pier viene da una doppietta e tutti... Che occasione, deve approfittarne, Tentativo disinnescato senza problemi dal portiere. Che nabata l'avversario con il fisico. Intercettato il tentativo di Benzema. Palla che se fosse passata avrebbe creato problemi davvero seri alla difesa. Molto bene qui il difensore. Avanzano a caccia del momento giusto. C'è spazio per il cross. Porta via la palla con questo intervento. Ecco Camara, Diogo Jota, la mette fuori. Diogo Jota, la gioca su Bernardeschi. Diogo Jota, lancio troppo lungo, nessun problema per il portiere. Ziyech provano a farsi avanti. Può avanzare. Può metterla in mezzo da lì. Intervento rischioso, ma ha preso la palla. Perde la palla malamente. I tifosi rumoreggiano per la decisione dell'arbitro di non assegnare il penalty nell'occasione precedente. Tiro respinto. Grande intervento del portiere. Batte corto. Fallo e arriva il calcio di rigore. C'è anche la punizione. L'arbitro non ci ha pensato su due volte.
intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Per il tecnico non era giallo. Possono sbloccarla dal dischetto. E pare il rigore! È in buona posizione. Se lo beve. 1-0 in questa finale di Coupe Nationale. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Ha poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Supera l'avversario. Occhio alla conclusione. Il riflesso di Szczęsny. Palla sopra la traversa. Provano a pareggiarla sfruttando questo calcio d'angolo. Eliamic. Benzema. Rugani. Leonel Vangioni. Ferri. Ziyech. Occhio a Benzema. Occhio a Benzema. C'è la respinta qui. Occhio a Benzema. Potrebbe trovare il pari. Ferri. E non sbaglia. Hanno trovato il gol del pari. Finale che torna in perfetto equilibrio. Perché non si sono arresi dopo lo svantaggio, hanno continuato ad attaccare, i loro sforzi sono stati premiati. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare meglio il giro palla prolungato in attesa del momento giusto. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. E il tecnico a bordo campo lo vedi come soddisfatto per il pareggio. Primi 45 minuti in archivio, non ci stiamo certo annoiando Lele oggi. Le squadre lottano in questa finale di Coupe Nationale. Speravamo di assistere a una finale divertente. Fin qui siamo stati ampiamente ripagati. Match giocato all'attacco da entrambe le formazioni. Chissà quale altre sorprese ci riserveranno i prossimi 45 minuti. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Match che è ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Bernardeschi. Occhio a Dybala. Occhio al cross. Traversone che non crea problemi al portiere, facile l'intervento. Perde la palla sul contrasto. Occhio al tiro. Traversa. Palla ancora in gioco. Allontana la minaccia. Sono andati a un passo dal gol del vantaggio. Conclusione respinta dal palo. E il match resta apertissimo sul risultato di parità. Va in porta. Dice di no. Tuffo prodigioso.
occhio al pallone per il possibile vantaggio. Palla in rete e passano avanti. Ed è festa grande dei tifosi sulle tribune. Sentono questa vittoria ancora più vicina. Replay che evidenzia il tocco della traversa sulla conclusione, perché è determinante per far finire la palla in rete. Ogni tanto un po' di fortuna non guasta, eh. Sono in vantaggio. Allenatore che appare soddisfatto della prestazione dei suoi. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Alex Telles. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Attenzione perché è solo. Conclusione respinta, non è finita. Intervento provvidenziale, pericolo sventato. Il portiere si è posto da campione al tentativo di poco fa, salvando la propria squadra da un gol certo. È una parata davvero straordinaria. Tentativo ribattuto. Hanno cercato di allungare, ma il pallone è terminato fuori. La squadra avversaria sta lasciando troppi spazi e loro giustamente ne approfittano. Dybala. E lo ferma. Leonel Vangioni. Palla che viene intercettata. Walker. Occhio a Dybala. Ha deviato il pallone in out, concedendo la touche. La rimessa. Laterale. Cattiva gestione della palla. Provano a farsi avanti. Suggerimenti in area. Grande intervento, quasi come un gol. Kyle Walker. Ottima la verticalizzazione. Cross sul palo più lontano. Capisce tutto il portiere, recupera il pallone. Va con il possesso palla. Occhio, un pallone importante per chiudere la partita. Attenzione! Eccolo il gol che potrebbe chiudere definitivamente questa finale. Difficile per gli avversari ipotizzare la rimonta col doppio svantaggio. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la giocata all'indietro del compagno. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Si butta in avanti. La mette nel mezzo. Traversone che finisce comodo fra le braccia del portiere. Numero. Ci saranno da recuperare 2 minuti.
C'era solo la potenza, pallone che non ha inquadrato lo specchio della porta. Questo colpo è nel suo repertorio, stavolta però non ha dosato bene. È pronta la sostituzione. Alex Telles. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto la festa dei tifosi sugli spalti, dei giocatori in campo, sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pierre, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. È vero, Lele. Lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match e questo è un momento che non dimenticheranno mai. Inizia la cerimonia di premiazioni, i giocatori sfilano al centro del campo prima di salire sul palco. Potranno festeggiare una coppa che hanno sognato a lungo, che hanno desiderato questo momento. Adesso è arrivato. Adesso eccoli qui. Sono stati bravi a crederci sempre, Pierre, durante tutta la stagione, anche nelle partite più difficili. Non hanno mai mollato, sono sempre stati concentrati, hanno stretto i denti e i loro sforzi sono stati ripagati. Capitano che può finalmente alzare al cielo il trofeo, perché i campioni sono loro. Preparatevi, perché questa sarà una lunga notte, una notte lunga per chi era in campo, una lunga notte per i tifosi, per i dirigenti, per tutti gli appassionati. Vi aspetto una grande festa, di quelle che non ti dimenticherai mai. Giocatori che possono godersi i festeggiamenti con i propri tifosi, avevano questo obiettivo, questa coppa nella testa fin dalla prima partita e sono riusciti, Lele, a portarla a casa. Stadio in festa, il pubblico sugli spalti è letteralmente impazzito per questa vittoria, Pier. E tutta la tensione del prepartito è stata spazzata via dal fischio d'inizio e poi la cavalcata fino alla coppa. È arrivato il momento più bello, più atteso, quello delle foto con il trofeo, delle pagliette, dei fuochi d'artificio dopo una stagione lunga e faticosa. Chiusa la vincitori, si portano a casa questo trofeo. E adesso è il momento della grande festa. Siamo in compagnia del mister per le prime impressioni a caldo sul match appena concluso. Grazie ancora per il suo tempo. When they said it was serious ease, we were way past the fondness. Slumber through to it out in the deep, took the brunt of the bold.